Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Vor Virgo. Siamo qui pronti a seguire gli ultimi 20 secondi, perché non ci sarà recupero, della partita tra Inter e Crotone, la prima diciamo di questo 2021 e la prima per la quindicesima giornata di campionato. Risultato schiacciante, 6-2 ad ora, diciamo 6-2 comunque perché siamo al 90esima ora e l'arbitro ha fischiato. Risultato finale di 6-2, veramente un Inter devastante, però un buon Crotone nel primo tempo, però insomma è durato appunto un tempo, ma la squadra di Stroppa, nonostante sia penultima ad ora, rimane a 9 punti col Torino, che se dovesse vincere potrebbe effettuare il sorpasso, l'undercut, come si dice in Formula 1. Però appunto nel primo tempo soprattutto ha dato buone indicazioni, perché comunque l'idea di calcio di Stroppa è molto interessante. Una cosa che ho notato però in questa partita è che in entrambe le squadre vi è un grosso divario tra prestazione del reparto offensivo e della fase difensiva e prestazione del reparto difensivo e la fase difensiva. Perché è vero che per il Crotone è tantissimo aver preso 6 gol dal Crotone. L'Inter è tanto aver fatto 6 gol al Crotone e per il Crotone è tanto aver subito 6 gol. Però l'Inter ne va a prendere 2 dal Crotone. E per un Inter è tanto prendere 2 gol da un Crotone penultimo. Quindi diciamo in senso assoluto non mi sento proprio di salvare le difese e le fasi offensive. Ma assolutamente quella del Crotone ovviamente non è neanche paragonabile in senso negativo come prestazione rispetto a quella dell'Inter. Però diciamo che partendo appunto dalle difese, nell'Inter il migliore è stato Bastoni. Bastoni è una continua sorpresa, sta crescendo veramente a vista d'occhio. Secondo me, seppur con le debite differenze, perché c'è un miglior piede, tutto, per l'amor di Dio, però è il nuovo Chiellini. Cioè lui può essere veramente il nuovo Chiellini, perché abbina sia doti, buone doti di impostazione col suo mancino, però ragazzi è un vero difensore. Sarei curioso di vedere una difesa a 4, perché comunque poi l'ho fatto sempre il centro di sinistra, una difesa a 3 con l'Inter ora e prima con l'Atalanta, però veramente un giocatore fantastico. A centrocampo diciamo che Hakimi, nelle mie pagelle tra virgolette, insomma, ho messo un po' di voti, gli ho messo 6,5 appunto per un discorso che ha segnato, se no non è che sia stata la prestazione devastante, ma comunque Hakimi è uno di quelli che in fase offensiva fa tanto, in fase difensiva fa un po' di meno, però è comunque sempre presente. Vidal ingiudicabile, 4,5, Vidal è finito, cioè Vidal per me è finito, perché non si può capire, non si può comprendere come a 33 anni, quest'anno 34, tu possa fare quegli interventi stupidi in area di rigore, non ha ancora imparato a temporeggiare. Purtroppo questa è una fase di età dove c'entra molto la testa. Devo dire che, a parte il dinamismo, Vidal non ha avuto mai tanta testa, quindi voglio dire, in questa precisa età, fase di vita per il giocatore, dove a livello calcistico c'entra molto il cervello, purtroppo lui si annebbia, quindi ha un senso un Gagliardini, sempre meglio che ci siano in attacco, che dire, Lukaku si becca al suo 7, prestazioni di sostanza, un gol fantastico, tra l'altro su assist di Bastoni, ragazzi è un carro armato, non lo fermi, Martinez tripletta, oggi meno fanfarone, meno tocchettini di qua di là, però veramente un toro in area. Bello il gol, quello che ha fatto lo scavetto a Cordaz, sempre sul pezzo, bravo bravo Lautaro. Poi Lautaro di Marrone, il Crotone, ripeto, difensivamente uno schifo, perché Golemic sul terzo gol di Martinez, come fa a addormentarti in area, come fai, tira Perisic, ce le spinge Cordaz, tu stai lì così come un pingone, un pirletta, con Martinez vicino, che ti deride e poi la mette dentro, cioè non ha senso, quindi 5 per lui è soltanto perché si è dato un bel rigore. Poi Marrone e Ruperto, per l'amor di Dio, cioè Marrone vabbè che non è centrocampista, ma comunque adesso un classe 90, 31 anni, avrebbe l'esperienza, ma ragazzi, ha fatto errori su errori, il fuorigioco sul gol di Martinez, lui che l'ha tenuto veramente in gioco, e l'autogol.
No, beh, orribile. Purtroppo a me piaceva tanto la giovane Marrone. Poi già Conte lo stavo impostando alla Juventus, lo stavo impostando un pochino dietro come in sostituzione di Bonucci, diciamo così, o Allegri o Conte, no, forse Conte. Però, insomma, un po' ora finito. Luperto veramente un altro che non so per quale motivo non abbia giocato Magajan. Luperto squa Napoli, ma ha dimostrato poco, poco niente, ha dimostrato che non è sostanza per Serie A, non è la sostanza. Quindi 5 di votazione per Golemic e Luperto, 4,5 per Marrone. A centrocampo devo dire una cosa: bene bene Molina e Zanellato. Zanellato ex Milan, Molina ex Atalanta, veramente giocatori interessanti che in questo ambiente stanno crescendo. Zanellato un 98, un regista. Non ha proprio il passo della mezzala, però secondo me Alvaro Di Pede potrebbe farlo. Mette a segno un gol di testa, il gol di testa dell'1-0 con un Inter che si fa cogliere impreparata, spiazzata da questo gioco a due e poi dal cross in mezzo. E quindi per loro voto 7. Gli esterni non contano, accusano, perché Rezza non mi è mai piaciuto già ai tempi d'Atalanta e Pereira era un buon prospetto. Ora veramente, nonostante sia comunque giovane, insomma, sembra che non stia crescendo. In attacco bene Messias, gli ho messo 7 perché comunque è un giocatore che dal nulla è venuto fuori e comunque sta giocando bene. Io ero molto diffidente su di lui, però nelle ultime partite veramente sta facendo bene. Voto 7 per il lavoro che ha fatto. Non ha segnato, però comunque ha dimostrato tanto. Guarda caso, si spegne Messias nel secondo tempo. Il Crotone le andà a Ciappaerat, come dicono appunto a Milano, e è finito. Rivière, buona prestazione anche lui, ma insomma da lui mi aspetterei molto di più. Quindi, che dire, un Inter strabordante. Come ho detto anche nel mio video sulle previsioni, l'Inter si conferma, si è confermata, si confermerà e sarà una seria candidata insieme al Milan, forse le maggiori due candidate, anzi sicuramente le maggiori due candidate, per vincere lo scudetto 2020-2021. In attesa ovviamente della mia Juventus stasera che giocherà contro Udinese. Ovviamente, se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete, attivate la campanella di notifiche per ricevere news dal canale, perché è l'unico modo per ricevere proprio in direttissima la comunicazione che ho pubblicato un video. Seguite anche il progetto di Real Football che sto portando avanti con Pietro, che è Mister FM, sul suo canale YouTube, appunto Mister FM, perché a breve, a brevissimo, andremo in live. Vi dico solo quello, seguiteci sui social perché lì pubblicheremo e comunicheremo quando, dove, come, perché, se. Vabbè, ok. Dopo questa minchiata di fine video, vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video, ovviamente. Ciao!